Qui ho l'opportunità di vedere cose molto interessanti che ho solamente potuto immaginare studiando sui libri. Sono, diciamo, esperienze che sicuramente mi arricchiscono professionalmente. Trovato bene, dei grazie di Dio, c'è stato bene con questa dieta, ci speriamo se andiamo avanti con bene. Qui alla TEM è una bella opportunità, riesco a gestire delle persone e realizziamo delle opere in cemento armato. Stefania, Ahmed e Paolo, tre dei 1500 lavoratori che tutti i giorni sono impegnati nella realizzazione della tangenziale esterna di Milano. Operai, geometri, ingegneri, spesso giovani che nella TEM hanno trovato un'opportunità di lavoro rara in un periodo di grave crisi occupazionale. I numeri della ricaduta dell'infrastruttura che collegherà la A1 alla A4, garantendo anche a Brebemi la piena funzionalità su Milano, sono importanti. Dall'11 giugno 2012 al 1 ottobre 2013, nei primi 550 giorni dall'apertura dei cantieri, sono state assicurate 312.125 giornate lavoro e sono state coinvolte 998 imprese, due terzi delle quali fornitrici esterne di servizi e prestazioni. TEM si conferma così un'opera anticiclica che sfida la crisi, realizza un'infrastruttura fondamentale per il territorio e offre lavoro. Sono 1500 le persone, come ricordava, che ogni mese prendono lo stipendio e in un momento di crisi così rilevante credo sia un dato assolutamente positivo da sottolineare. Sono imprese italiane che danno lavoro ai tanti italiani presenti sul territorio, quindi una filiera territoriale. È una delle poche opere che in qualche modo riducono l'impatto di una crisi che è drammatica e che dura da molto tempo. Delle 279 imprese impegnate direttamente nei cantieri, quasi la metà proviene dalla Lombardia e un altro 34% da altre regioni del nord Italia. La ricaduta è diretta sui territori interessati da TEM. 54 imprese sono di Milano e provincia, 12 di Monza e Brianza, 15 di Lodi, 24 di Bergamo e altrettante di Brescia, con una ricaduta importante anche sull'indotto del tessuto economico del territorio che ospita i cantieri e che verrà fotografato da uno studio specifico affidato a un istituto universitario. Il 44% delle imprese coinvolte ha meno di 5 dipendenti e solo una minoranza è un grande operatore del settore. TEM dà insomma lavoro alle piccole e medie imprese, quelle che in tempo di crisi non possono nemmeno godere degli ammortizzatori sociali. È un esercito che tutti i giorni si mette all'opera per garantire il rispetto del cronoprogramma che prevede l'apertura dell'arco TEM nella primavera del 2014 e dell'intera infrastruttura in tempo per l'Expo. Operai, tecnici e impiegati sono monitorati minuto per minuto da una piattaforma informatica che consente di sapere in tempo reale chi è presente nei cantieri e da dove proviene. Si chiama Genesis ed è lo strumento che Tangenziale Esterna SPA ha scelto per garantire ai propri lavoratori, a chi collabora, ai sindacati e alle istituzioni il massimo di sicurezza e trasparenza anche nel contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata. Facilitare lo scambio di dati tra la stazione appaltante, le varie imprese che lavorano e le autorità di controllo, siano esse la prefettura, le forze dell'ordine o chi partecipa alla vita di cantiere, e riuscire a mantenere memorizzati e standardizzati in una piattaforma informatica tutti i dati che riguardano la forza lavoro impiegata, i mezzi impiegati, l'avanzamento delle lavorazioni, le documentazioni di controllo e di autorizzazione. Lo stato di avanzamento dei lavori, i progetti e i documenti sono consultabili sul sito internet www.tangenziale.esterna.it.